Amici e amiche di Pianoforte Facile, ben ritrovati sul mio canale YouTube. Nel video di oggi andremo ad eseguire il numero 40 del Beyer. Come al solito vediamo dove posizionare le mani sulla tastiera per eseguire questo esercizio. Come negli esercizi precedenti, il pollice della mano destra poggerà sul Sol sopra il Do centrale, quindi questo è il Do centrale, la mano destra poggerà qui, quindi con il Sol, suonato con il pollice. L'indice suonerà il La, il medio suonerà il Si, l'anulare suonerà il Do e il mignolo suonerà il Re. La mano sinistra poggerà il mignolo sul Sol al di sotto del Do centrale e quindi suonerà poi l'anulare il La, il medio il Si, l'indice il Do e il pollice il Re. Dopo aver letto attentamente le note all'interno delle battute, andiamo ad eseguire le prime due battute con la mano destra. Inseriamo sempre il metronomo a 60. E andiamo ad eseguire le prime due battute invece con la mano sinistra. Se l'esecuzione a mani separate delle prime due battute non presenta problemi, possiamo eseguirle a mani unite. Proseguiamo con le due battute successive, mano destra, e successivamente la mano sinistra. Anche qui, se l'esecuzione di queste due battute a mani separate non presenta problemi, possiamo provare l'esecuzione a mani unite. Allora, trattandosi di un esercizio di una difficoltà maggiore rispetto ai precedenti, io consiglio lo studio di una battuta per volta a mani separate. Ad ogni modo, dovendo velocizzare la visione del video, andremo ad eseguire due battute per volta. Quindi ci spostiamo sulla quinta e sesta battuta, sempre con la mano destra. E successivamente eseguiremo la quinta e la sesta battuta con la mano sinistra. Dopodiché lo eseguiremo a mani unite. Proseguiamo con le due battute successive, sempre mano destra. Dopo averlo ripetuto più volte, eseguiremo queste due battute con la mano sinistra. Quando vi ritenete soddisfatti dell'esecuzione a mani separate, allora metteremo le mani unite. Se
Se non ci sono problemi nell'esecuzione delle varie battute studiate, allora siamo pronti per eseguire le prime 8 battute a mani unite del brano. Spostiamoci nella seconda parte del brano, e quindi nella riga sottostante, e anche qui eseguiamo le prime due battute solo con la mano destra. Se ci riteniamo soddisfatti dell'esecuzione con la mano destra, andiamo a studiare la parte riservata alla mano sinistra. Dopodiché eseguiremo le prime due battute della seconda parte a mani unite. Le seguenti due battute sono uguali alle prime due, di conseguenza possiamo sentirci liberi di eseguirle direttamente a mani unite. Le ultime quattro battute della seconda riga, quindi della seconda parte del brano, sono uguali, identiche, alle ultime quattro battute della prima parte. Di conseguenza l'esercizio lo possiamo già considerare studiato. A questo punto possiamo provare ad eseguirlo dall'inizio alla fine, visto che le battute comunque si ripetono. Una volta che l'esecuzione a 60 bpm di metronomo risulta senza errori, aumentate la velocità gradualmente fino a portarla a 90-95 di metronomo. Dopodiché sentitevi liberi di eseguire il brano senza metronomo.